interrompe prima il countdown, va? Per questa sera almeno, anche perché ho fatto un pochino di ritardo. Fatemi vedere un secondo se è tutto a posto con l'audio come al solito. Direi di sì. Signore e signori, non solo, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Scusate qua la camera che se ne va per conto suo per il mouse, un secondo. E siamo tornati su Elden Ring, anche questo mercoledì. Come dice anche il titolo, oggi vorrei dedicarmi alla storia. Per quello che riesco, perché in effetti sì, ho capito meglio dopo troppo tempo che quando ci sono i punti qua di teletrasporto con la striscia, sono quelli che ti indicano la via. E a questo punto io direi di procedere da qua per andare, allarghiamo la mappa, in questa direzione, quindi il lago Liurnia, e vediamo un po' che c'è dall'altra parte a ovest. Ma prima, un piccolo resoconto di quello che ho fatto off-screen, perché off-screen mi sono dedicato un pochino a vedere altre zone e sono finito per puro caso. Già avevo visitato il fiume Einsel, Einsel, in un'altra live. Quindi, per puro caso, off screen mi sono fatto un'altra zona di fiume, il fiume di Siofra. Il fiume di Siofra, che è immenso, tra l'altro l'ingresso è vicino a un albero madre, che è una cosa immensa. Un attimo che vediamo se riesco a trovarvi per l'appunto il punto preciso, va? Vediamo, terza chiesa di Marica. Non galleria di Gael. Dove sta la galleria per il fiume? Eccola qui. Sarebbe questo il pozzo di cui parlavo. Questo qua. E sono finito qua dentro. E come dire, è stata un'esperienza perché... Un attimo che vi faccio vedere, va? Allora, a questo punto, un secondo che devo... dov'è? Fiume Einstein, fiume Siofra. Me lo sono fatto, ho visto per l'appunto le rovine. Qua mi sono beccato anche... tante di quelle persone melmose che sono fangose, che mi hanno fatto il culo a quattro, il culo a tarallo. E poi sono andato anche oltre, perché siamo arrivati addirittura alla sponda del fiume Siofra. Qua. Addirittura c'era un altro ascensore, tipo ascensore, che ci ha portato ad un livello leggermente più alto, che è questo qui. Una magnificenza tutta sottoterra, guardate. Questo non è un cielo vero, questo è il... È la parte superiore della grotta in cui si cela il fiume Siofra. È sempre un cielo stellato, è una cosa mostruosa. Poi anche per l'appunto con... Possiamo vedere, guardate qua, un ponte immenso che si erge verso l'alto. Poi qua ho anche iniziato un po' ad accendere questi fuochi che stanno da una parte e dall'altra. E poi però in questa zona ho anche incontrato dei cari e simpatici amici. Ve li faccio vedere un secondo. Cari simpatici amici, che si chiamano... Un secondo. Non so come si chiamino, però ve li faccio vedere un attimo. Da lontano, perché non voglio riaffrontarli, quindi... Un attimo. Per caso... Non ho... Un attimo che me lo devo mettere, perché non ho il binocolo. Militi sì, il bandito no. Il binocolo dov'è? Eccolo qua. Quindi un secondo, perché da lontano io non mi avvicino più, basta avvicinarsi a quei cosi là. Perché ho avuto i primi incontri con... mi sa che sono un po' più lontani di quanto mi ricordassi. Prendo anche questo, ho detto. Eccoli là. I primi incontri con quei tizi là. Non c'è neanche bisogno del binocolo, del cannocchiale, in effetti. Con quei tizi là, con i barbari. Li chiamo barbari. Azzurri che ti fanno un male cane, ti fanno uscire il sangue, azzurri. Poi tra l'altro, per non parlare di quelli che sparano le frecce, che sono delle cannonate quasi, che tra l'altro ti rimangono conficcate per un'ora, se ne vanno, spariscono dopo un po'. Quindi vedi il personaggio che cammina e magari rotola anche con delle cose immense che li trafiggono da una spalla all'altra, per darci un'idea. Sono arrivato anche, per l'appunto, dall'altra parte di là, ed è stata una fatica. Questo qui sarebbe, per l'appunto, il sotto di pozzo. Sotto di pozzo che poi mi ha riportato a Selid. E non voglio comunque parlare di Selid, perché è una zona difficile. Cioè, mi sono anche a Selid, tra l'altro, per curiosità, anzi, diciamo un secondo le cose come stanno. Dov'è che... Ecco qua, Selid. Sono arrivato anche da queste parti. Da queste parti qua, la rovina delle vie dei saggi.
Anche qui per l'appunto, tra l'altro non troppo lontano dalla Galleria del Cristallo di Seglia, quella in cui l'ho finito grazie al baule con non il tesoro ma il teletrasporto infame, letteralmente infame, perché era trappola. E ho visto anche che c'è una certa Millicent da queste parti come invasione con un'arma che tra l'altro ha una mossa speciale, ma non soltanto lei, è una zona purulenta, ci ritorneremo poi un'altra volta. Tra altre cose che ho fatto qua, tra l'altro, sono riuscito a trovare in giro, me ne sono appuntati, scudo rappezzato del... anzi, un secondo che a questo punto li faccio vedere, per quanto posso. Scudo scapezzato del... dov'è che l'ho messo? Scudo... vabbè, comunque sì, tra le varie cose ho trovato anche questo scudo scapezzato del falco, che non è male, rispetto a questo è quello che avevo io in precedenza. Questo, tra l'altro, deve ancora essere potenziato, però come potete vedere è meglio per quanto riguarda magia, fuoco e fulmine. Sacro, quasi, però per l'appunto fisico potenziato anche un po' meno, però per l'appunto deve essere potenziato appena lo potenzio. Stesso, tra l'altro, stesso peso, non mi cambia niente. Quindi ci ho guadagnato. Sì, questo ancora non posso. Poi anche le bolle dell'oracolo, che è un incantesimo, che sono riuscito a trovare. Vediamo dov'è che... sì, un secondo. Quelle qua, bolle dell'oracolo. Però purtroppo è meglio non un incantesimo, una stregoneria. Quindi è necessario avere il bastone per le stregonerie, cosa che io ancora non ho. Tra l'altro, vabbè, comunque sia, non avrei gli attributi giusti, perché devo avere intelligenza 19 e... aspetta, arca, cos'è che era? Non mi sta venendo. Arcano, ecco, arcano 12. 15. Vabbè, comunque sia, sono abbastanza lontano. Sono entrambi a 12, quindi dovrei potenziarli un po'. Sono anche aumentato di livello, sono arrivato al 43 con 15 di vitalità, 14 di mente, 15 di tempra, 20 di forza, vabbè, quella è rimasta, 14 di destrezza, 12 di intelligenza, fede 20, giusto, e arcano 12. Quindi direi che per i prossimi aumenti di livello bisogna fare potenziare intelligenza e arcano. Quale prima di questi però? Intelligenza o arcano? Vedremo poi per l'appunto quando avremo un po' di anime, perché in questo momento abbiamo rune, perché in questo momento abbiamo 6. Con 6 non ti paghi neanche il caffè. Anzi, ti paghi tipo un centesimo in un caffè qui a Sepolcri da Selid, soprattutto Selid. I famosi caffè di Selid, proprio macchi, quelli rossi proprio che ti pieni di caffeina, quindi un secondo, perché a questo punto direi di tornare dove eravamo, ovvero per l'appunto dove eravamo qua, al lago di Liurnia, anzi alle sponde del lago di Liurnia, e quindi torniamo all'obiettivo iniziale, ovvero per l'appunto proseguire la storia principale, perché sì, c'è una storia principale, puoi esplorare dove cavolo ti pare piace, ma una storia principale c'è, solo che la devi scovare, è perché questo è un Souls, l'ennesima potenza, e quindi andiamo da quella parte. Quella parte che tra l'altro già si notano delle piattaforme un po' strane. Quindi vediamo. Ah, giusto, torrente! Dammi una mano, va. Direi di qua, sì. No, non dire... ah, ne ho. Doppio salto, riusciamo? Sì. Torrente! Torrente! Sì, c'è un po' di carica, c'è un po' di momentum quando torrente salta un po' in avanti, quindi bisogna fare attenzione. 1, 2. Ok, 1, 2. Riusciamo? Sì. Ok. E prendiamo la ramoscello sacrificale. Fatemi vedere un secondo che cos'è questo ramoscello sacrificale. Dove? Eccolo qua. Rimosso dopo la morte al posto delle rune. Ah! Ah, molto buono! Molto buono. Alla prossima morte quindi ci salviamo, perché non abbiamo le rune che se ne vanno. Però per una volta sola. Accidenti, per prima cosa ben fatto. Grazie. Poi, evviva cavallo. Sì, l'ho notato. Ora... torniamo su torrente, però ho un sospetto che... aspetta, ah, di qua! Vabbè, è dove sono stato prima, giusto. Là sopra, come ci finiamo? Oh, eh? No, là non ci arriveremo mai, e poi mai. No, vabbè.
Troppo, vai troppo avanti, torrente, fermati. Cerca di saltare soltanto in verticale, non anche in orizzontale, su. Cattivo cavallo, cioè, cattivo destriero. Quindi un secondo. Olè. Niente, non arrivo. Va bene, ho capito. Troviamo un'altra strada. Tipo, magari anche questa. Non c'è... No, ci sarà qualcosa tipo una corrente che ti porta in su. Intanto, buonasera. Ah. Pensavo che fosse qualcosa da poter... Che vuoi? Che vuoi tu? Accuccia. Ah, accuccia anche tu. Madonna. Ce ne sono altri? Ne abbiamo altri, vabbè. Oggetto, viola sepolcrale, va benissimo. Non riusciamo. No. Andiamo per di qua, va. Continuiamo e vediamo. Ci sarà tipo una corrente. Ah, eccola lì la corrente. Eccola. La corrente per torrente. Io ho visto una teoria strana, tra l'altro online. Vabbè, questa lo chiamo fanta teoria sul nome torrente. Perché in inglese sarebbe giustamente torrent. Quindi, se qualcuno cerca Elden Ring torrent, trova torrente, non nel torrent del gioco. Vabbè, teoria del cavolo, però mi fa ridere comunque. Ah. Evocazioni. E quella sembra anche una bella arena. E vai con la prima deviazione. Olè, storia, arrivederci. E in effetti aspetta. 2, 3, 4, 5, per curiosità, tra l'altro. 75 non è male. E in effetti là dov'è che si va? Galera eterna del malfattore. Non posso deviare così tanto. Più avanti fuoco e poi prova a contrattacco in difesa. Già vado con la schivata, ok. Fai attenzione fuoco. Aspetta. Prova a lanciarsi in battaglia. Vogliamo provare? Ma la storia! La storia, scusa. Vabbè, sapete che c'è. Tanto abbiamo capito, ormai. Storia, oh cac. Più che altro, si può uscire dalla galera? Ah no, è proprio... Ah, è arena. Ok, ho capito. Quindi, quando è che arrivano? Bene. Vabbè, è debole. E fu così che morì. No! Ecco, manco parlare. Ho parlato, Cosa ho detto io? Che era ho parlato proprio. Cioè, che cretino. Statua di Marika, subito. Vabbè, lo facciamo. Però, bello proprio, Ipse dixit, cheat, la citazione finale, perfetto. Vabbè, sì, una deviazione piccolina, tra l'altro. Scusami. Ah, lo devo equipaggiare, giusto. Pensavo che fosse tipo un oggetto che viene utilizzato in automatico. No, meglio in effetti. Lo equipaggio poi quando serve. Qua invece le rune sono qua. Non serve a niente. Esaminiamo. Adesso però con calma. Aspetta, è soltanto lui o ce ne sono anche altri? No, mi sa che è soltanto lui. Comunque, giusto. Perché... No! Non questo! Questo sì. Il fuoco direi no. Nel suo caso direi di no. Peccato. Però quanto danno già? Bella questa mossa, bellissima. Magari me la sblocca. Porca troia, quanto ha fatto di danno! Tutta la vita! Bisogna andare di difesa qua, quindi... bella... Tanta saetta. E non sprecarle come prima. Vabbè, si batte tranquillamente comunque. Qualche approccio così però lo si batte. Cioè, avete visto il danno che faccio, no? Ma più che altro anche... Un attimo che lo conosco meglio. Ci diamo del tu. Gli parlo dei miei parenti un attimino, magari anche. Magari se mio cugino conosce sua pronipote, che ne sappiamo. Ho detto sì, fammi entrare. Quindi, ricapitoliamo. Sì. E via, si parte. Ah.
E iniziamo con la prima. Ok, no. Ok, a posto. Ma da quanto gli toglie il fulmine? Un casino. Intanto non ho più. Non ho più. Ok, a po'. Ah. Giusto le fiamme. Accidenti! Troppo vicino. Troppo vicino. Però, allora, se mi sblocca delle stregonerie incantesimi. Anzi, incantesimi. In effetti voglio capire, queste sono stregonerie o incantesimi? Perché comunque è bella armato lì, quindi credo che sia. Vabbè, non ho visto bene se fa un cambio d'arma. Che arma ha? Quando poi aziona le magie. Perché se è un qualcosa tipo il sigillo delle dita che ho io, allora sono... Ma no! Vabbè, dai. Se è tipo sigillo delle dita che ho io, allora sono incantesimi e li posso anche prendere. Vediamo. Allora, intanto... Poi... Vieni qua, vieni su. Eccoti qua. Subito. E non mi faccio fregare un'altra volta. No. Vita. Vieni tu. No. Vabbè, comunque sì, devo fare da lontano. Sì, mi sa che mi devo limitare da lontano. Quindi, per fortuna che ho... ora che ci penso. Ho 2 semi d'oro e non li ho ancora sfruttati per le ampolle. Facciamo così comunque. Poi magari torniamo un attimino indietro per le ampolle. Cioè, cazzarola, se non sbaglio, con i semi d'oro posso per l'appunto aumentare il numero di ampolle. Ne ho presi 2. Sono ancora con 5 in totale. Via. Possiamo provare magari anche a fare il fuoco contro lui. Certo! Figuriamoci quanto fa il fuoco contro quel coso là. È uno. Ok, aspetta. Che palle. Prendi questo. Prendi anche questo. No! Accidenti. Ogni colpo massacro. Comunque con le palle di fuoco ogni colpo massacro. Vabbè. Non mi ci vorrà molto, tranquilli. No vabbè, a parte gli scherzi, no, non mi ci vorrà molto sul serio. Non è difficile. Il danno è tanto che li faccio già. Devo essere più prudente io. Quindi più saette, meno attacchi da vicino. E basta. Quindi un attimo. Via. Oh, bella lì. Questa è bella però. Via però. Via. Lontano. No. Ok, meno male. Ok, buono. Buonissimo. No. Ma se hai caricato una... No, scusate. Mi sembrava che la barra fosse un po' di meno lì prima. Si ricarica? No, mi sa che non l'ho tolta abbastanza comunque. Vabbè. Peccato. Peccato. In ogni caso comunque non mi sarebbe bastato. Non mi sarebbe bastato... Le sette mi sarebbero bastate. Quindi comunque devo fare anche da vicino. Ok.
Mi sa che devo fare un po' più lentamente di quanto sperassi, però. Ok. Quindi come prima. Un po' di elettricità all'arma. Ok. No. Ok. No. Cosa ho rischiato un'altra volta? Ok. Con calma, eh. Oh, no! Vabbè, prima di vita. Non è un problema. Pensavo di essere abbastanza lontano. Vabbè. Più pazienza. Ma in effetti un secondo, li blocco... Ma un secondo, se colpisco con la spada elettrificata, li blocco le palle di fuoco? Gliele posso... No, mandarle lì indietro mi sarebbe un po' troppo. Vediamo. Subito. Madonna, anche lui subito. No. Ok. No. Oh, troppo. Mi ha fregato qua. È una cavolata. Cioè, cavolata non tanto, però in realtà il danno lo fa, cioè il danno è tanto che li faccio. Purtroppo però l'attacco di una potenza immane. Però vabbè. Si supererà anche questa, tranquillamente. Non come il cavaliere draconico di Noxtella. Tra l'altro so che un mio amico ha fatto quella zona lì, quella del fiume di Einsel, ed è riuscito a battere il cavaliere di Noxtella. È un po'... mi sono ingelosito. No, vabbè, è un po' di invidia perché io non ci sono riuscito. Ho provato più volte durante una delle scorse live, però nada. Lui invece... Oh! Però non ho ancora elettrificato l'arma! Fammela elettrificare. Ok, perfetto. Però prima... Via! No! Ah, che cretino. Però questo sì. Posso fare da dietro? No, mannaggia. Allontanarsi, perfetto. No. No. Allora aveva... Allora ho visto bene che si era ricaricato. Anche le ampolle lui. Ah. Non vale. Le ampolle non valgono per i nemici. No. Tranquillo. No. Oh mamma. No. No. Dai, con calma. Buono. Buono anche questo. Una ricarica. Ok, meno... Ah, non è più, eh! Non è più! Cretino! Buono. Sapete che c'è? No! No! Accidenti!
Ce l'avamo quasi. Qua purtroppo un cambio mal pensato di trascudo e sigillo delle dita. Mannaggia. Purtroppo è quello che ho pagato stavolta. Vabbè, comunque sia quale vocazione qua. Ce la faccio tranquillamente. Quindi, ha soltanto un'ampolla Luido, gracias. Perché se ne avesse avute tipo quante ne ho io, quindi 4 più 1, sarebbe stato un disastro, veramente. Quindi, arma. Senta pronta. Ok. No, 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 mi dispiace, attendo, non mi freghi. Oh, accidenti. Non pensavo che togliesse tutta la stamina. No. No, 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 stavolta. No, attendo. No. Con molta, molta calma. Molta, molta calma. Se facessi un salto? Sì. No. E basta sparare. Basta. Basta. Grazie mille, Big Dario. Benvenuto in live. Benvenuto. E allora, aspetta un attimo che ti faccio vedere comunque. Questa è la spada. Vabbè, un attimo che ti faccio vedere meglio, in effetti. La spada che ho equipaggiato al momento è lo spadone del vassallo potenziata più 3. Però lo elettrifico prima, perché ho la magia, ho l'incantesimo per elettrificare l'arma, oltre anche quello per sparare le saette. Mi sto dedicando in questo momento, prima di continuare con la storia, ero per continuare con la storia, però ho visto qua la galleria eterna del malfattore, ho pensato perché non provare a farla. E sto per l'appunto combattendo contro questo signore del fuoco bello, bello posizionato, ecco, diciamo così. In realtà non è difficile. Con gli HP, allora... perché... ho potenziato nel recente passato più fede e altre statistiche per potermi armare con l'arma di Godric. Non lascia il braccio di fuoco, che è molto figo, è probabile che con quello mi trovi molto meglio come arma secondaria. Spiego perché. Perché è un'arma che è tipo come se fosse un tirapugno, vabbè, comunque sia. Sì, sì. 25 ce ne vuole però. Però il fatto è questo. Volevo provare quest'arma perché ho visto che era figa, che era proprio il braccio in estato con una certa abilità speciale. La faccio vedere giustamente. Sarebbe... un attimo, dov'è che sta? Eccola qui, il drago in estato. Questa qui non è così tanto forte per quanto riguarda i colpi singoli. Infatti, come potete vedere, è 89 di base. Però l'abilità speciale che spara fuoco ovunque è una grande figata. Tra l'altro l'ho provata ad esempio su un gigante, ha tolto 400 ad un gigante di base. Cioè caricata al massimo, però no, col dragon è stato senza più 1 più 2, 400 di base ad un gigante. Quindi è un'ottima arma da utilizzare in modo secondario per l'abilità. Per questo dovrei anche potenziarmi per quanto riguarda per avere maggior carico di equipaggiamento. Così non vado in fat roll. Quindi aumentare per l'appunto vitalità. La tempra ancora. E mi sono scordato di elettrificare qua. Va bene. Un attimo. Uno, due. Che evita, che scansa bene questo coso qua. Devo stare attento perché, tra l'altro, queste palle di fuoco qua sono insta-kill per la vita che ho. Non sto scherzando. Un colpo e muoio. Ecco, appu! Uno, due, via. Attendere. Facciamo di fare questi colpi e poi prendiamo noi.
Pure in salto, ma bravo. Ah, sempre a schivare. No. Riusciamo a fare anche il test? No, mannaggia, ogni volta. E anche in salto. Ah, maledetto, perché anche l'ampolla lui non si fa mancare niente, però soltanto una. Troppo lontano. Ok. Con calma, con calma. No, no. Peccato. Spiace che non è più, mi dispiace veramente tantissimo. Non ho più neanche l'elettrificazione. Fa niente, fa niente. Ah, giusto, le sette non le ho ancora sfruttate. Facciamo così. Muori, 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 non muoio io però. Andato, papà, però. Ah, bene. Buono, buono. Aspetta un attimo. Un secondo, che è il secondo schermo. Ok. Bene, vediamo che premi ci dà. Ok, e i premi? Niente premi? Vabbè, intendo a parte le rune. Bene. Speravo negli attacchi di fuoco, almeno l'incantesimo di fuoco quello là che era strafigo. Vabbè, una cosa. Torniamo qua. Torniamo alla grazia perché devo fare alcune cose. Non tanto le rune, però... Visto che in effetti ho due semi d'oro, prima che me ne scordi. Dove sta un po'? Ecco qua. Esattamente. Ne aggiungiamo un'altra. Ah, perché sono due. Vabbè. Faccio anche il. Allora, vediamo un attimo. Faccio 5 più 5, 1. Ho 4 e 2. Anzi, no, prima una cosa. Vediamo, ce l'ho? No, non ne ho, quindi ok. Sono già più uno, comunque. Vediamo. Perché per come gioco io, visto che sono confessore, utilizzo molto i PA, direi di sì. 4 e 2. Bene, adesso possiamo tornare di nuovo ad andare da quella parte. Torrente! Ah, che bello, piove anche. Un po' di calma almeno. Su. Allora, quindi, che succede? Non posso andare nel menu, quindi che succede? Chi è che si sta avvicinando qua? Chi è? Chi c'è? Mostrati su. Chi sei? Dove sei? Intanto ammazzo selvaggina. Ok, se n'è andato. Non so chi fosse, ma se n'è andato. Quindi... Aspetta. Perdi qua. Capra. Come capra? No, è il demone capra, no, eh. No, chi è stato? Chi è stato? Ah, sti cosi qua. Oddio, oddio. Oh mio Dio, no, fermi un secondo, fermi, ragioniamo. Almeno uno se n'è andato. Fermi voi. Oh mio Dio. Torrente, via, corri. Vita. E tu guarda questi, con anche le nubi di fumogeno. No, no, scappare, che questi qua poi si attaccano come dei gatti a coglioni. Ok. Ok, un altro. Non sto colpendo l'aria. Oh. Ok. Ne possono cercarmi, cioè... Ok, schinieri da masnadiere. Va bene. L'importante è che voi non vi facciate più vedere da queste parti, capito? Tanto torneranno.
foto di Rowa, classico, ne avrò tipo 50.000, anche perché in effetti non sto ancora facendo cose con i materiali. Devo ancora fare... Avrò fatto tipo un vaso incendiario e stop fino ad ora. Anche perché non sto utilizzando niente di quelle cose. Di nuovo! Ma non è... ma siamo circondati! Ma perché in questa zona qui? Che volete nascondere? Proviamo. Ok, uno, preso. Ok, madonna, però la nebbia fumogena... No, no! Allora, diciamo che per la prossima volta prendo il tuo suggerimento, Dario, quindi vado via direttamente, stop. Un secondo, però. Ecco. No, vabbè, la prima ondata l'ho anche affrontata bene, però la seconda no. La seconda, purtroppo... Potevo andare meglio, diciamo così. Vediamo, ci sono ancora oppure no? Ah! Non ci sono. Quindi è con la pioggia che vengono quei rompipalle là. Ha senso? No! No, eccoli! Eccoli di nuovo! Eccoli! Dove stanno le rune? Le rune? Eccole là! Rune? Eccole! Via, 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 via. Tra l'altro escrementi dorati, perché è il periodo. Via! Ancora, anche qua! Ma basta! Fate tutorare il villaggio in santa pace, no? Ancora niente. Tra l'altro vedo villaggio di gente di fuoco. Ma l'ho già visto un'altra volta questo villaggio? No, è un altro, perché ne avevo già incontrato uno in passato. Ah, c'è anche il capo. Oh. E solo un secondo. No, un attimo, solo un secondo. No, ho sbagliato. Meno male che non ha preso. Volevo fare questo. Proviamo, una prova, una provina. Ma buonasera! No! No, 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 ok, 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 gli ho fatto danno, per un attimo. Perché anche gli amici... Madonna. Ok. Eliminiamo lui per lanciare un messaggio agli altri. Che fighe però questi incantesimi. Quasi. Beh. Perché non lo prendo? Prendilo, stavo. Prendilo. Prendilo, non prendere però. Oh. Cioè, quant'è che ha di vita o niente? E non lo prendo di nuovo. Ok, stavolta però. Oh, aveva uno di vita, un'attacca sola. E anche tu te ne vai. No. Ok, tre. Ma sempre un'attacca rimane a questi cosi qua. Via. Col colpo forte anche. E giustamente anche ricarica delle ampolle. Quindi vediamo un secondo che sto andando avanti. Ma un secondo, forse devo andare in effetti dritto. Vabbè. Poi nel caso torno un'altra parte. Qua nel villaggio non lo so. Solo un secondo, scusatemi, che devo rispondere ad un messaggio. Ok, ce li sono. Nel villaggio qua, nell'insediamento, cioè direi anche... Vediamo, c'è qualcosa di particolare? C'è qualcosa che merita la mia attenzione? A parte immagino anche i possibili drop di quelli là. Però... Però... No, lasciamo stare per adesso. Tra l'altro, altra pioggia. Ironico, ho visto l'accampamento del fuoco. Ironico.
Quindi vediamo, vediamo, andiamo avanti, va. Ma lì si sale oppure no? Mi sa di sì, ma ci sarà una corrente da qualche parte per torrente? Però è bello alto. Va bene, d'accordo, Dario. Grazie per essere passato, comunque. Buona serata a te e al figlio e all'erede. Ah, un altro grande granchio nemico. Perfetto, perfetto. Non vedo l'ora. Come prima, più di prima. Ne ha di stanco, ne ha di vita però. Cos'è che spari qua? Ok, vabbè, manca poco. Però anche i... Veramente una persona molto intelligente sono. Posso essere veramente molto capace, sagace, ma... Se devo morire per le cagate, muoio per le cagate. Ormai si è capito. Madonna, che bello quando si ricostruisce sul momento, in real time. Via. Andiamo belli dritti questa volta. Andiamo, andiamo a riprendere le rune, andiamo. Ton 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 ton. Che ho perso per stupidità. Dun dun dun. Andiamo, andiamo a recuperare le rune, andiamo. Pom 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 pom. Per poco non cadevo. Per poco veramente non cadevo. Da dove avevo iniziato. Perfetto. In lontananza là adesso che noto un altro edificio. Ma cos'è? No, no, ancora meno di prima. Non rompetemi le balle. Via, 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 via. Neanche tu, via. Lanciate pure i fumogeni quanto volete, ma io non vi rompo le balle e voi non rompetele a me. Quindi basta, eh. Ho 5700 rune da recuperare, quindi per favore, grazie. Grazie mille. Tra l'altro qua noto tutto con evocazione, con possibilità di summon. Almeno quella zona lì. In effetti potrebbe servire, mi sarebbe potuto servire per poter fare in maniera più rapida. Nah, ma neanche. Non volevo comunque. Dove stanno le rune? Ce l'ho davanti, è quella. Proprio dietro. Lasciamo fare l'attacco. No, aspetta. Fammi recuperare le rune. No. No. Meno target. Il target. Grazie. Ok. Ma in effetti che zona immonda è questa? Appena entro mi avveleno. Ok. Ok, niente. Ale. Era una cavolata alla fin fine. Però 501 non si buttano via per niente. Allora, aspetta, questa è per mappa? Questa è per mappa, mi sa? No, non è per mappa. Non c'entra niente con la mappa questo. È soltanto altro disgusto. E quella cos'è? Aspetta. Questa zona. Da dove si sale? Da dov'è che si sale là? Aspetta. Ci sono cose che incontro mentre vado per la... Quella che suppongo sia la via per la trama. Ah, di qua! Credo. Villaggio delle alghi nauri. E vai di costruzioni. Spiace. Però mi sa che è meglio lasciare stare. No. Non è grazia. Bravo. Dov'è che sto andando? Dov'è che sto andando? Ma più che altro perché... il paesaggio è leggerissimamente cambiato. Ho notato
Ma di poco, proprio di nulla, di niente. Però là c'è grazia. Là c'è grazia, sì. Perfetto. Aspetta. Tutto ok. Buono a sapersi. Un po' come il mondo. Vecchio Albus. Silente. Harry Potter all'improvviso. No, no, non credo. Alla grande, ottimo. Una bella grazia qua. Anche perché devo capire un po', ma... Una bella mappina? Un qualcosa? Dove stanno le mappe? Aspetta. Eccola là. È un po' lontanuccia, però lo è. Vabbè, si può fare questo però, in effetti. Si va un secondo là. Si prende la mappa e si torna indietro. E quindi... si gode. Cioè... Aspetta. Ah... Ah, vabbè, giusto. Eeeh, qua perché non era ancora andato, scusate? Ok. Quanti sono? E che sono esattamente? Ah, tipo... orchi? No, aspetta. No, 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 che... Girini troppo cresciuti, girini antropomorfi. Perché chiaramente non sono orchi. Hanno... Quella, quella! Capriola! No, vabbè, ma che agilità! Ma che agilità è? Tra l'altro hanno... Tra l'altro ben armati, perché hanno bastone, scudo, scudo, vabbè. Che agilità è? Ma l'animazione la adoro! Cioè, veramente, ginnastica artistica. Bellissimo. Non ironico. Però dov'è questa mappa? Zona... No, adoro, adoro la capriola così. Adoro, adoro. Ci manca soltanto che siano delle cheerleader questi qua. Ma ci mancano soltanto i cori da cheerleader. Datemi una... datemi una E. Datemi una L. Datemi una D. Datemi una E. Datemi una N. Elden Ring. Sì, giustamente Ring non si pronuncia. Non si fa lo spelling. Sputano. Vabbè, sono anche scostumati, però sputano. Coagulo di albina. Ah! Ah, sono questi gli albinauri. Beh, sì. Madonna! 1, 2, 3. Quindi, beh, giustamente, di essere albini sono albini. Madonna. Li avrei chiamati però albicrobati, viste le capriole. Altro che albinauri. Adoro la capriola. Fa male però. Au. Arrivederci anche a te. Vita. Dov'è? Dov'è? Eccola. Perfetto. E c'è anche un altro. Un'altra grazia. La mappa di Lurnia Nord subito. Fammela vedere. Eccoci qua. E per accidenti non mi mostra... giusto. Allora vuol dire che la mappa di qua è da un'altra parte. Però qua che c'è? Sobborghi dell'Accademia. L'Accademia! La facciamo un secondo. Vediamo un secondo i sobborghi. Tanto, comunque sia. Attiviamo anche questa grazia, va? E questa mi manda anche in direzione. E mi sa che la direzione è questa qui. Direi che a questo punto seguiamo qua. Almeno questa indicazione qua. Però un secondo, i sobborghi dell'Accademia ce li vediamo un attimo. Per curiosità. Un attimo che in effetti devo capire qua se sta andando bene la live oppure no. Ok, ci siamo, a posto. Aspetta un attimo che devo controllare anche. Andiamo. Devo controllare l'audio. Devo controllare anche... A posto, ci siamo. Ma perché va a scatti? No, un secondo in effetti. Controllo anche qua su OBS. Se mi fa controllare su OBS. No. Perfetto essenzialmente, quindi sarà soltanto del dispositivo che utilizzo come secondo schermo stasera.
Meglio torrente, ma mi sento più al sicuro con torrente. Ottimo. Comunque, c'è da domandarsi, perché è tutta sommersa qua la zona dell'Accademia? O meglio, dei sobborghi dell'Accademia? Perché è tutta distrutta, sommersa? Che è successo qua? Quale inondazione è occorsa? Ma, sì, ci siamo. Ah, è questa qui proprio, sì. Non c'è qualcosa di particolare? A parte gli albi... Nauri. Anzi, gli albicrobati. Aspetta. Tu chi sei? Diallo? Allora, un secondo che devo ammazzare... Allora, perché mi sa che questa è una quest. Mi sa che di questo abbiamo già sentito parlare. Devo rivedere un secondo. Devo rivedere un secondo, perché Diallo sto me lo dico... Fermo tu! No! Torrente? Cosa hai evitato? Ho evitato lo sputo, grande. Grande torrente. Che bello però avere i primi di invincibilità grazie alle vocazioni di torrente. È una figata di un certo tipo. Involontaria ma figata. Da sfruttare. Arrivederci anche a te. Ok, siamo tranquilli adesso? Direi di sì, mi ha ricaricato anche l'ampolla. Quindi, che nessuno mi disturbi di più, eh? Basta disturbi? Un secondo. Controlliamo sul mio quadernetto degli appunti. Quindi, l'ho scritto di questo, no? Spero di sì. Raya. Poi Dialos. Perché io mi ricordo di un Dialos? Mi sa che non l'ho scritto, però mannaggia. Tavola rotonda. Non l'ho scritto, temo. Però mi ricordo di questo Dialos. Mi ricordo... Chi è che la citava? Aspetta. Era comunque una persona alla tavola rotonda. Non mi ricordo le fattezze di Laia, ha detto. Che ha detto, scusa? Hello, friend. Tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. The recusants who hunt their... Gli albicrobati, dici? They laid hands upon my servant Lanya. Lanya? And I refused to let the insult stand. The tale of House Oslo is told in... Casa Oslo. Aspetta, che cavolo. Giusto, devo prendere appunti. Aspetta. Secondo 16. 03. 2022. Diallos. Presso... Sobborghi dell'Accademia. Vediamo. They laid hands upon my servant Lanya, and I refused to let the insult stand. The tale of House Hoslo is told in blood. Lanya offesa. I, Dialos, swear to... Allora, rivediamo un secondo. Vediamo. Lanya, e non posso tollerare un simile appronto. The tale of House Hoslo. Ok, la storia di casa Hoslo è scritta con il sangue. I, Dialos, swear to deliver the message. Col sangue. Ok, io mi ricordavo però che questa persona... Vediamo, cambia azione, leggi un messaggio. È il momento di coda. Coda. Aspetta, non abbiamo altri messaggi da qualche parte qua? Cos'è che devo dare a questo coso qua? Aspetta. Ho qualcosa di particolare da dargli per caso? No, va bene, ma in ogni caso credo che comunque mi avrebbe dato l'opzione. Se avesse avuto l'oggetto mi avrebbe... O ci sarebbe stato un dialogo diverso, o mi avrebbe dato l'opzione per dargli l'oggetto, suppongo. Vabbè, comunque, segnato, Dialos, Lanya alla sua serva. Perché io mi ricordo di questo nome, ripeto. Dialos l'ho già sentito. L'ho già sentito. Siete veramente in tanti voi. Ah, oddio.
Per un attimo mi sono guardato e ho visto per l'appunto la cosa azzurra e temevo che fosse uno dei barbari che avevo visto nella zona in cui vi ho parlato prima. Meno male, no, avere anche quelli, no grazie. L'arciere poi non ne parliamo neanche. E poi in effetti mi domando, ma visto che la scintipietra è sull'azzurrognolo, le magie della scintipietra sono per l'appunto come le bolle, sono sull'azzurrognolo. Oh, seme d'oro! Seme d'oro, seme d'oro, seme d'oro. Dammi l'oggetto, dammi il seme. Perfetto. Dicevo, visto che comunque sono sull'azzurrognolo. E vai anche con lo starnuto. Dicevo, visto che in effetti i barbari che ho visto nella zona del fiume di Siofra, ecco, sono sull'azzurrognolo. Così come questi cristalli qua e come la scintipietra, o comunque le magie di scintipietra, anche i barbari sono di scintipietra. In qualche modo sono spiriti che si sono reincarnati tramite la scintipietra. Qualcuno li ha evocati con la scintipietra per proteggere quella zona là, forse. E perché dei barbari? E tra l'altro perché devono essere degli arcieri così bravi? No. Quindi da questa... Ma sì. Tra l'altro ci stiamo sempre più avvicinando ad una zona più... Oh! Anche? Sì, va bene. Quante più grazie sblocco, meglio è. Meglio è. Perché non si sa mai di questi tempi. Non si sa mai dove muoio. Evviva, grazie! Sai che c'è? Lo lodo. Vediamo, ok. Voi fate con calma, tranquilli da quella parte, io vado dritto di qua, tranquilli. Oh no! No, scusate. Giustamente. Siete Flora, no? Vai col fuoco! Infatti. Vabbè, deboli comunque. Però avvelenano. Però avvelenano. E infatti mi ha dato fior veleno. No! Ma anche tanto. Prendi qua. Anche tu. Madonna santa, comunque lo sputo che... Madonna. Vediamo un secondo. Ok, quell'albero di che cos'è? Ah! Non era un albero! Buonasera! Come la va? Tutto bene? La vedo un po' veleno, la vedo un po', come dire, un po' nervoso, un po' stizzito. Non essere così velenoso quando parli con me, però. Vediamo, riusciamo a fare... un po' di fuoco. Quante che li toglie? Non li toglie niente. È come quello che stava dalle parti del fiume di Siofra. È lo stesso... No! Simile ma diverso. Scintipietra. Scintipietra, 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 scintipietra. Azzurro, azzurro. Azzurro. Direi prima di tutto di togliere dalle balle questi qua, che tanto sono semplici. Due spadate e via. Devo dire tre, scusate. Perché una non toglie una mazza. Direi un po' di vita. Ok. Perché non... no, 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 no. Buono, molto meglio di quello che sperassi. Allora, un secondo. Ok, e adesso io e te. No, 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 no. Con molta calma, però anche troppo in effetti. Mm. 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 Mm.
Vieni indietro. Aspetta. No, che palle. L'avevo stannato, mi sa. No. Aio. Aia. Diretto, ma proprio bello, si è chinato e bam. Aio. E le rune sono qua, le andiamo a riprendere. Ma in effetti perché non sto facendo controcorrente, scusate? E adesso devo rifare di nuovo anche. Se voglio sconfiggere, perché in effetti voglio sconfiggere la pianta là, la pianta lì, devo sconfiggere anche gli altri, perché di fare quella lì con gli altri che ti avvelenano, no, grazie. Oh mamma, bell'inizio. Buono, buono. Quanto togli in effetti? No! Che ho contro il veleno? Ho qualcosa contro il veleno oppure no? Vabbè, attendo. Vabbè, attendo il cavolo. Ok. Quanto impiega il veleno per andarsene? Ho qualcosa contro il veleno oppure no? Sparite, proiettili, via. Con calma adesso. Equipaggio, no, oggetti, inventario. Vediamo. Cos'è che mi toglie? Cos'è? Sì, giustamente. Almeno un po' di vita. Vediamo, qual è l'oggetto per curare qua? Riduce l'accumulo, aumenta resistenza, aumenta... No, io voglio togliere il veleno. Questo proprio no, grazie. Vediamo. Per il veleno. Rimuovi il veleno. Non c'è niente che rimuovi il veleno da questa parte. Niente, mi sa. Aspetta. È il vigore? No, non c'entra questo. Riduce l'accumulo di veleno. Va bene, ok. Oddio, oltre che ridurre, l'ha tolto proprio. Meglio. Ma almeno siete chiari nelle descrizioni. Non dite riduce il veleno, no, lo toglie proprio. Ma forse il fatto che in effetti l'ha ridotto era già abbastanza in basso. E quindi la rimozione... La riduzione è equivalsa a rimozione. Via. Un altro se n'è andato e siamo solamente io e te adesso. No, non di nuovo. Perché Paganini non si ripete. E io neanche. O almeno lo spero. Vediamo, quando è che se ne va il veleno? Le impiega, è qua. Ce ne mette di tempo per andarsene. Avanti, su, chiudi. Bravo. Via. Ma c'è un'altra là di grande. E quante sono? Via. Sì, c'è un'altra grande da quella parte. E anche di là sono circondato. Tra l'altro ovviamente tutte sparano proiettili blu, scinti pietra, non lo so. Posso farne almeno una, grazie? Ok. Yep. Ok, buoni danni comunque. Buoni, molto buoni. 400 circa con 3 spadate, credo.
Dove sta un bel incendio? Cioè, in realtà potrei anche farlo, però non toglie abbastanza. Dove sta un bel incendio colposo quando serve? No, dai, no, no. Vai, un bel po' di colpi stavolta, dai. Alla prossima ondata si ammazza. E diventiamo l'anti-Greta Thunberg. Signore e signori, l'anti-Greta Thunberg Strat è servita. Un po' pento di averlo fatto. 400 rune non valgono lo sforzo. E qua, ma quanti sono? Mistica, sono 1, 2, 3, 4, 5. Sono una marea. Mi chiedo scusa. Quartiere del Tempio. Oh, altri albinauri. Questo tra l'altro con una mazza immensa, più grande degli altri. Doppio senso non voluto ma cercato. Questo lo chiamano Rocco. E Rocco purtroppo non ce l'ha fatta. E Rocco purtroppo adesso è moscio. Questo aspetta... Ah, questo è il mago, l'incantatore del gruppo. Purtroppo non sono neanche riuscito a vedergli che cosa fa. Bocciolo. Oh, un altro Rocco. Ce ne sono più di uno. Oh, mamma. Tutte per non stare, eh? Madonna. Ricordatevi, non è importante la grandezza, è come lo si usa. Il randello. Niente, ho il doppio senso. Cioè, sempre per poco non muoio. E per poco non vengo neanche avvelenato. Va bene, prendilo tutto, rente per me. Ok, uno. Sì. Sì, sì, sì. Si può dire che... Ah, tra l'altro stato di... Ah, è nella zona. Si può dire che uno dei Rocco mi ha... Quindi sono qui. Torrente. Meno male. Un secondo, riusciamo? Boom! Torrente! Oh signor, di nuovo! Sì, vabbè, però ammazzi incrociati è un po' difficile. Niente, il doppio senso continua imperterrito in questo momento. Rifacciamo. Pum 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 puro pum 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 pum. No! Va bene. Torrente! Madonna! E che? Peraltro pure tutti bagnati con le mazze. No, niente, come dire. Va così, stasera va così. Non lo faccio neanche apposta, giuro. Giuro, non ci avevo neanche pensato al doppio senso. Allora, questa volta sì, ma senza la... Ma senza... L'apprendista stregone. Sì. Subito.
Mamma mia. Anche che arma. Allora, prenderli uno a uno è un po' complicato, però si può anche fare decisamente meglio di così e magari senza sfruttare le evocazioni. Ce la possiamo fare, dai, 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 dai. Torrente? In effetti un secondo, giusto? Perché, allora... Le rune sono le rune... Sono di qua, mi pare. No. Scusate, di qua. Eccole. Vabbè, purtroppo li ho attivati. Mannaggia, volevo prima prendere le rune e poi fare il resto. Però. No. No. Ma beccarlo magari una volta, eh? Sarebbe una bella idea. Ok, va bene. Povero torrente. Scappare. Posso rischiato. E tu te ne vai. Torrente, no. No, 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 no. No, no. Ah! Ma perché veramente poi si accumulano, fanno tutto di gruppo? Me ne vedo all'improvviso quattro spuntare che poi iniziano con le mazze a fare. A randellare come dei pazzi. Ok, di qua, ok. Vediamo se riusciamo a fare in un certo modo. Cambiamo strategia. Perché se vado di qua, poi l'altro si attiva. Vediamo se faccio prima questo. Attiva per caso comunque quello lì e poi tutto il resto oppure no? Aspetta. Non fare troppo rumore. Ah, non lo sente? Sordo, però va bene. Purtroppo non l'uccide. Madonna. Ok. E non è stato attivato l'altro. Perfetto. Chi altro sta qua? Nessuno? Ok. No. Ok. Torrente subito. Ok. Buono. Dai. No. No. Ampolla, grazie. Un altro è andato. Buono. Maledizione. Maledizione. Quasi. Uno con il randellone è andato. Perfetto, un rocco è andato via. Sarà un po'... Mamma mia. Ho rischiato tanto qua, ho rischiato veramente tanto. Non mi ha preso di un centimetro. Non mi ha preso di niente. E te ne vai anche tu? Cos'è che droppi tra l'altro? Un altro coagulo. Va bene. Anche tu adesso te ne vai. Ok. C'è altro? Di Albinauri? Ce ne sono altri? Mi sa di no. Tu intanto te ne vai. Anche tu. Eppure tu. Altri? Sì, però perché non mi dà... Ah, lui. Credo. E magari mi dà anche le ampolle anche con l'altro. Gli altri due, cioè. No, veleno, no, 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 no. Ma dove viene? Chi è? No, quello grande. No, 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 no.
E il grande non si fa. Vabbè, andiamo. Torniamo ad andare dritti, va. Ed evitiamo questo macello, grazie. Ce ne allontaniamo, per favore. Ah. Bene. Dalla padella nella brace. Ottimo. Ma devi anche andare da questa parte. No, quelli li evito. Un attimo. Grazie. Grazie, sì. Grazie. Sì. E tra l'altro, con tutte queste rune, visto che ho anche qualche runa dorata, un aumento di livello lo si può fare. Quindi un secondo, inventario. Ma subito. Vediamo quanto dà. Dovrebbe essere più che sufficiente. E aumentiamo la vitalità. Subito. Vitalità. No. Vabbè. Di neanche 100 rune. Quindi con permesso. Sì. Basta e avanza. Vitalità, vitalità, vitalità. E poi aumentiamo intelligenza e arcano, perché la vitalità in effetti è troppo bassa, quindi aumentare un altro pochino ci sta. E guadagno così 25 punti di vitalità. Via. Bene, adesso andiamo alla struttura qua, credo, no? Suppongo. Che... ah! Oh! Buonasera. Buonanotte. Tra l'altro è bello che la vedo soltanto ora. Ce l'avevo accanto per tutto il tempo, ma la vedo soltanto ora. Benissimo. Sì, ma esattamente per l'ingresso... da dove? È bello in alto. Magari c'è un ingresso qua. Magari c'è tipo una corrente da qualche parte. Aspetta, che c'è qua? Bocciolo cristallino. Sì, perfetto. Non so che faccia, comunque dico sì, perfetto. Ci sarà una corrente. Ah. Allora, in teoria una chiave di pietra ce l'ho. Quindi... aspetta, questi... che conservano questi? Ok. Che fanno? Ok. Che fate di bello voi? L'ho notato, grazie. Ma ne servono due. Ne servono due, vero? Ah, non ne bastava. Aspetta, quando è che ne avevo due io? Ah, perché ne ho recuperato un'altra. Poi è vero, ne avevo una di riserva perché l'ho comprata e poi lì. E poi ne avevo preso un'altra. Ah, sì, giusto, giusto, dalle parti di Selid, è vero. Verissimo. Quindi per di qua, dov'è che si va? Caverna cristallina dell'Accademia. E siamo nell'Accademia, in un modo o nell'altro. Muschio di caverna in boccio. E abbiamo anche Grazia. Grazia. La vediamo un po'? La vediamo un po'. Quindi sì, deviazione della storia per la 55esima volta. Messaggio. Oh. Ti ringrazio. Ti metto anche un buono. Perché mi confondo sempre tra il tasto per la schivata e quello per chiudere la finestra? Troppo buio, però se prendo... se metto la torcia vado in fat roll. Eccola. Brulento. Schifoso. Lurido. E non ti riesco neanche a vedere bene. E viene... Runa aurea, muschio di caverna cristallino. Perfetto. Probabile, perché che altro c'è? E comunque confondo sempre i tasti. Che altro c'è che potrebbe non essere un ratto qua? Che è il muschio? C'è un muschio che sembra un ratto?
coppie. Oh no, la purulenza, la peste vera e propria. Fai attenzione, folla. Ah no, non di ratti. Ma che... Buonasera. E voi chi sareste però? Amici? Nemici? Chi è sta... Chi è stato? Oh no, 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 aspetta, 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 aspetta. Un attimo. Un secondo. Mi preparo come si deve. Dove sei? Accidenti, madonna che maschere hanno tra l'altro. Allora, quello sì che è un bastone per la scintipietra. Chiaramente bastone per la scintipietra, per incantesimi. Quello sì, ma che maschere hanno? Cos'è questo barocco improvviso? Perché pensavo di evocare torrente? Vabbè, non che avessi tutte queste rune, per fortuna, però. Dicevamo, buonasera. Uno, due. Rune, che belle. Allora, so quello che capita adesso, quindi già prepariamo. E uno è andato. Un altro. Il compare. E arrivano anche gli altri però. Non buonissimo. Vita. Madonna. Dov'è che sto andando qua? Devo andare. Dov'è? Oh. Ok, eccoci qua. Devo mirare e andare però con attenzione, perché sennò qua mi fucilano letteralmente. Però magari anche lui. No. Oh buono, oh buono. Gli fa veramente tanto danno il fulmine. No. Ok. Arrivederci. Buono. Sì, sì, sì. Polstini da stregone. Ok. Però il bastone. Riusciamo a mirare un altro di questi qua? Ma sì, direi di sì. Quindi un secondo. Ah no, aspetta un attimo. No! 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 Subito, 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 così vi imparate tutti quanti. Contenti? Non ce ne sono altri, no? Né da questa parte. Oh, oggetto! Oggetto, 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 oggetto. Che cosa mi darà mai questo qua? Scintipietra del cuculo. Un secondo, che bisogna controllare. Altri materiali anche? Ok. La categoria era questa, ok. Distruggi la gemma e consuma PA per generare svariati dardi magici. Ah, ah, sì. Sì, simile immagine a quelli che sparavano loro, no? Però senza bastone. No, che faccio? Mi manca torrente in questi momenti. Ancora? Da dove? Oh! Quindi ce n'è un altro di voi qua. Rifaccio la domanda, ce ne sono altri? Sto andando dove? Sto andando giù. Via, 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 via.
Questa è la direzione opposta, no? Credo di sì. Sì. Qui? Che c'è qua? Ok, qua. Perché era in una gabbia questo coso qua? Più avanti servirà la chiave, in breve non mi aspettavo chiave. Quindi... chiave, perfetto, buono, ne ho un'altra. Quindi, se serve. Vediamo. Sì, più avanti però dove? Il problema è che qua mi serve un po' di luce, però... Non posso, che se no vado in fat roll. Aspetta, perdi qua. Un attimo. Eccoci. No, qua era soltanto per un altro muschio di caverna cristallino. Non c'entra. Qua però forse... No, qua mi sa che è la strada di prima. Credo. Fai attenzione, insegnante. Oh no, scuola! Ah! Ah, vabbè, no. Qui da dove sono venuto. Siamo sicuri che non ci sia altro? No, ha detto che più avanti serve la chiave, quindi... Che sarà un'altra zona da vedere. Dove andare, dove morire. Quindi, ok. Magari, allora... Sono andato dove? Dritto, per caso? Credo di sì. Vediamo meglio. Il messaggio è ben fatto. Prego. Vediamo il messaggio qua, in effetti più avanti oggetto. Ok, perdi qua. Vabbè, qui è dove sono stato prima. Non c'è un'altra via. Aspetta, no? Più avanti? Aspetta. Niente, io non riesco mai a beccare un muro invisibile. Aspetta. Se non sbaglio c'era un qualcosa in particolare per Elden Ring che sblocca poi i muri nascosti. Cos'era? Ne ha parlato, se non sbaglio, War l'altro giorno. Non mi ricordo adesso. Ma quindi... Quindi che si fa? Insetto o insetto? Tanto più insetto o insetto? Riconosco la bravura del componimento da terza elementare. E credo di stare anche offendendo quelli di terza elementare. Quindi, dritto non c'è nient'altro. Di qua. Aspetta, di qua era dove sono andato prima, oppure... Prova scontro a distanza. E vabbè, è quello che ho fatto in effetti. Però un pochino mi perdo qua. O meglio, è che mi sembra di girare in tondo, perché so ovviamente che c'è una strada. Cioè, se c'è la strada con il rialzo, quella è da dove sono venuto io. Da qui, esattamente. Però, aspetta. No, è diverso. Quello deve essere per l'appunto per i piani superiori. Sì, per i piani superiori, non per quelli inferiori. Qui è di nuovo per la zona con l'oggetto. Sì, esattamente. Aspetta, là non sono andato, mi sa. Questa è diversa, non è la zona di prima. Ok, qua mi sa che è diverso, credo. Vediamo. Ok, qua... Ok. Questa è diversa, sì. Non mi direte che c'è un altro boss qua, perché... Mi ricordo un po' la zona... Ah! Ma salve! Questo che cos'è? È ingresso? Mi sa che è ingresso. Sia ingresso sotterraneo per l'accademia. Ok, va bene che questa è zona dell'accademia, però
Pensavo che ci fosse tipo una... beh, ci ha detto il tizio Tops della chiesa lì, di L, che serviva la chiave. Era di L o di Lilith? Comunque che ci serviva la chiave di scente pietra. E puoi darne neanche una nel caso. Però, a questo punto... Ok. No! Tutta questa strada, no! Oh no! Che balle però! Tanta strada da rifare, relativamente, dico. Ma poi ritrova... Vabbè, no, si ritrova, è la zona più illuminata. Però che balle. E mi sfogo con te! Ma perché non tolgo tutta la vita qua? Con il colpo secondario, qua non dovrebbe farlo. No, non mi dispiace, no. Sì, però il cavolo adesso che devo... non voglio rifare tutti quanti quelli là. Voglio trovare subito la zona. Quindi... aspetta, no, dovrei tornare indietro con l'incantesimo. Riusciamo a fare tipo... Oh no! No, 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 no. Da dov'è che si va? Dov'è? 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 Dov'è la zona illuminata? Dov'è? Io ho perso 1600 rune. Perfetto. Mi chiedo un secondo che devo fare un cambio di schermo. Un secondo. Rieccomi, un secondo che finisco di sistemare il nuovo schermo, va? Un attimo. Che capelli ho comunque? Vediamo se l'audio funziona. Si sente tutto, perfetto, a posto. Possiamo proseguire, possiamo tornare qua. A soffrire. Dunque.
visto che tanto ormai ho perso le rune che avevo trovato prima, quindi quelle belle 1600 rune. Che fai, scansi? Ma non ti permettere neanche. Dicevo, visto che ho perso quelle belle rune che avevo trovato prima, posso anche essere... però il problema sapete qual è? Non è tanto il fatto di voler essere... Spavaldo. Il problema è non sprecare troppe risorse. Intendo con troppe risorse quelle per quanto riguarda i PA. Oltre che le ampolle. Ecco, per l'appunto già una è andata via. Però purtroppo è un po' un casino con quei cosi là. Un po' un gran casino. Purtroppo devo fare in un certo modo, quindi. Il primo lo prendiamo da dietro. Da qui. Ok. Aspettiva anche l'altro, sì, immaginavo. Però tutto subito. Vai, gli sta andando. Vabbè, inutile in effetti. Però. No! E vabbè, però. E vabbè, però. E vabbè. 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 No. No. Ciao. Devo andare all'indietro. Devo andare con lo scudo davanti. E all'indietro. Va bene. Maledetti stregoni, insegnanti, quello che siete. Due. Non sei andato dal tuo amico, eh? Ti sei fatti i fatti tuoi, ed è per questo che paghi anche tu. Rifacciamo. Perciò, come prima, prima di avanzare, incantiamo l'arma. Un po' di elettrificazione che non fanno male. Poi, quatti quatti. Da dietro, come segnano gli dinosauri Rocco. Che battutaccia. E poi via. E poi... Vabbè. Non venite da me. Non venite da me. O meglio, non tutti quanti assieme. Beh. È uno. Ok. No, no, sbagliato. E uno è andato. No, la schivata sbagliata. La volevo fare di lato, non avanti. Accidenti, doppio, triplo, quadruplo, accidenti. Perché vado a citare le corse pazze? Di qua. No, si inizia la grande. Il primo colpo di spada non va. Perfetto. Vabbè, non subisco niente, ma... runa aurea. Uno però comunque. Sempre utile, ma sei anche sempre orribile. Per la terza volta si ripete la solita manfrina. Quindi. Ok. Primo. Due. Almeno le rune le ho riprese.
E due, buono. Riusciamo a fare anche con lui? Non pare, eh. Ok. Scudo, non facciamo come prima. Però cavolo, quante ampolle che consumo di lacrime cremisi. E vabbè, calmatevi anche voi, però. No, 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 no. Madonna, scatenati comunque. No, no, no. Perché non ho messo l'incantesimo della vita? Sarà molto spassoso andare contro quelli là adesso. Ho soltanto... ho soltanto un'ampolla di lacrime cremisi. E comunque ho anche un'ampolla delle altre di lacrime cerule per i punti abilità. Benissimo, perfetto. Dov'è che stava comunque? Dov'è la luce? Non ve... un altro! Giusto che c'era anche questo qua! Ok. Ah, di là. Di là, di là, di là, di là, di là, di là, di là. Allora, vediamo se riusciamo a fare veramente uno alla volta, però. Tipo. Tu. Non far venire l'altro, però, eh. Solo tu. Solo. Tu, no! Ok. Va bene anche così. Va bene anche così. Però... vediamo. Con te, invece? Con lui sarà molto... ancora più complicato, perché ho visto... lui è il capo. Lui è il capo. Temo che sia anche complicato andare di corsa, comunque, ed evitare gli altri stregoni, perché mi sa che te li incorrono come si deve, perciò... giusto. Prima di fare qua... facciamo una cosa utile. Non mi serve adesso. Quindi... perfetto. Così non devo sprecare sempre tutte le ampolle. Sì. Oh. No, ne ho un bel po' di vita, non c'è problema. Va bene così. Speravo di non doverlo più rifare, o quantomeno non così presto, però bisogna fare la solita trafila. No, troppo, troppo lontano. Vabbè. Perché l'ho fatto? Lo scudo, lo scudo, lo scudo, lo scudo. No. No. Meno male che avevo comunque tutte e quattro le ampolle. Meno male. Oh, signore. Calmatevi! Madonna! Se provassi in effetti... dov'è la direzione? No! 100.400 anni mandati... di nuovo! Questo è il punto rompiballe. Ce ne sono 50.000 in un Souls, ancor più nel Elden Ring che è open world, però questi sono i classici punti rompiballe di un Souls. Dove hai nemici che ti aggrano, tanti nemici potenti che ti aggrano, e devi provare a farli
quanto più possibile uno ciascuno con calma. Se non sei così potente che li puoi spazzare via in un colpo come sono io in questo momento. Quindi con calma. Ma la calma come li separi? Non è sempre facile. Un'altra luna aurea, almeno questo. Quantomeno non ho subito alcun danno questa volta. Quindi, perciò... Via. Beh, neanche ho avuto il tempo prima di utilizzare l'incantesimo per la cura urgente. Neanche quello. Niente di niente. Questa volta però mi raccomando. Perfetto. Prendere le rune almeno. Tra l'altro preso con proprio la parte posteriore della spada. Bellissimo. Ok, eccoli. No, ho sbagliato. Ok, via. Quando vi calmate voi, tranquilli. Perché? Ah, non ho abbastanza. Di già. Ok. No, 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 no. Perché ho utilizzato? No, cosa ho fatto? Ok, va bene così. Oddio, va bene così. Va bene il cavolo così. Ok. Oh, mamma mia. Mamma mia che rompiballe. Ok. Se riusciamo a non andare dall'altro incantatore stregone, sarebbe meglio. Quindi, dov'era la strada? Dov'era, dov'era, dov'era? Perché non la vedo mai subito, però poi si scova. Quindi, dov'è? E mi sa che in effetti devo andare di qua, dove sta l'altro. Perché poi di là, mi sa che di là... sì. Ho il sospetto che sia di là, quindi... Eccolo. 2, 3. Con enorme piacere. Ah. Dunque, come prima. Solo tu. Vieni qua. Non vengo di là, no, 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 tu vieni qua, mi dispiace, vieni tu in qualche modo. Ah! Vabbè, in realtà buono che ho questo, però male perché non ho più le ampolle di lacrime cerule, quindi devo andarli soltanto in attacco. Cioè, intendo attacco ravvicinato, quel coso là. Dio mio signore! Sì, si fa tipo un martello di scintipietra. Ma che meraviglia, però anche che disastro. Non lo fermi il martello, non lo fermi. Nonna, che figata, ma anche che inquietudine. Dio mio, però. Dio mio. Devo arrivare qua con... Allora, a parte il fatto che comunque prima ho sbagliato e purtroppo ho utilizzato l'ampolla di lacrime cerule, non quando avrei dovuto utilizzarla. Prima di tutto. E quindi, ciao ciao, seconda ricarica di PA.
Però con lui sarà in ogni caso complicato, perché già ho visto prima che anche i fulmini gli fanno molto poco. Non fatemi del male voi, purulenti, disgustosi ratti, grazie. Perché ho altro da fare, ho altri piani. Quindi, per favore, grazie. Voglio fare una prova. Tanto ormai... Con permesso, tanto è qua ormai sulla sua strada. Continuano pure? Di continuare continuano, ma forse... Oddio, allora posso anche scappare così. E allora un'altra storia. Bene, e adesso come facciamo? Ho tutte le lance folgoranti. Ho tutti i PA. Tutte le lance che voglio. Tutte le ricariche che voglio. Tre ampolle. E mo? Però accidenti. Sei andato da quella parte. Attendo che ritorni. E poi via con i fulmini. No, io non mi avvicino. Fino a quando non mi avvicino. No, sono arrivati. Quanti? Uno va bene. Uno va benissimo. No, non è uno. C'è anche l'altro. Beh, vediamo. Ok, due. Due vanno anche bene. Vanno benissimo due. Però, cavolo. Prendi questo. No. Prende? Ok, perfetto. Non anche lui, Solo lui. Solo lui. Ok. Proviamo con lui. Esatto, come dicevo prima, non fa molto. Fa più di quanto temessi. Oh signore. Oh. Di testa non vale. Oh. Dove erano le mie rune anche tra l'altro qua? Manco lo trovate. Altre mille rune andate. È un po' complicato con lui, è leggermente complicato, ma è comunque arrivato a metà vita. L'avevo comunque tolto a metà vita, però... molto complicato. Mannaggia. Niente, non fatemi male, mi raccomando, vi prego. Oh, meno male ho rischiato però. Vediamo un pochino, facciamo un'altra mezz'ora e poi stop per questa sera. Va bene. Un po' ripetitiva questa fase, ma leggermente, però so come fare. Con permesso! No, grazie, non voglio i vostri oggetti. No, non voglio niente da voi. No, ho sbagliato, devo andare di qua. Oh mio Dio, no, vai, li rotolate così a caso. E li attendiamo. Perché tanto adesso arrivano, mica non arrivano. No, adesso arrivano. Quando? Davvero niente? Intanto provo a stuzzicare questo qua. Ok. Quello intanto non rompe più le balle. Vediamo. C'è qualcuno di qua? Meglio. Un attimo che controllo una cosa. Eccoli qua.
Ok. Ma le rune, in effetti, dove sono? Dove stanno qua le rune? Ah, eccole. Vabbè, però, anche voi. Ok. Ok. No, no. Ah, però ci ho sbagliato, perché ho sbagliato il momento in cui prendere l'ampolla per ricaricarmi la vita. Ma tipo, basta con questi ratti, non potete mettere, che ne so, delle fate ben vestite almeno al posto dei ratti qualche volta. O comunque essere fatati in generale, grazie. E magari fanno meglio pandan con questi insegnanti stregoni qua invece dei soliti ratti, no? Sempre purulenti, sempre così. Via, 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 via. Però questi qua comunque rompono di più le balle. No, 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 sto per morire, sto per morire, sto per morire. Va bene. Rapido. Perfetto. Sì, no, ho sbagliato. No, in realtà, no, in realtà ho sbagliato. Già soltanto due. Ok, quando è che arrivano? Mi attendo, No, in tre... No, in tre no. In tre no. Che balle! Non è possibile. State fermi là voi. Oddio, fermi. Sarà un po' complicato. Ok, uno alla volta va bene. Vabbè, ci muoio. Ho già capito che ci muoio, perché non è possibile. Fammi passare almeno. Va bene. Com'è che funziona qua? Perché a volte ne arriva uno, a volte ne arrivano due, e qua ne arrivano addirittura tre. Com'è il funzionamento qua com'è? Perché non voglio comunque rifare tutto il processo là di attaccarlo uno a uno. Vorrei provare a fare quanto prima. Due. Ok. Uno è andato. Uno è stato disinfestato. Vediamo gli altri due. No. No, no. No, vabbè, morire con i ratti no, E la prima ampolla si consuma qua. Grande inizio! Perfetto. Vediamo, se non sbaglio prima ho sbagliato che sono andato qua in mezzo, se invece vado di qua... No! Sì... Dov'è? Eccola qui. Le mie rune. Ok. Lui intanto se ne va. Però... Io attendo gli altri. Che fate? Chi siete? Cosa volete? Un fiorino. Ok, chi è che arriva di quelli là? Quanti? Anzi, più che altro quanti? Uno? Stavolta uno? No, c'è l'altro dietro, c'è il backup dietro. No, io il backup, non uno soltanto! Questa! Fammi andare... Voltati!
che la camera a volte non collabora. Prendiamo uno alla volta, si può fare. Due, uno è andato. Madò, si può chiudere questa? No, eh. Tutti e tre. No. No, tra l'altro. Vediamo. Stiamo arrivando. Ehi. Sentite. Mi sa che devo rifare per l'appunto. Almeno uno o due li devo ammazzare. Poi gli altri posso anche correre. Perché sennò qua in effetti diventa complicato, sì. Ne prendo uno o due, poi stop. E poi corro. E basta. Approccio intermedio, va? Perché sennò mi vengono tutti addosso. Ok, 1, 2, 3. Come prima? Come si faceva una volta per certi versi? Ok, poi l'altro. Si corre e si salta. Cosa ho rischiato? Uno, due, subito, lo si crivella. Perfetto. Ok, vediamo gli altri quando arrivano. Vediamo. Chi è che arriva? Avanti, su. Vediamo. Il primo sta arrivando. Da solo. Meglio così, guarda, meglio così. Ok, possiamo fare. Quindi adesso sminchierò. Ok. No! Ho sbagliato il tempismo. Dammi il tempo di respirare. No. No. Buono. Ok. Un altro po'. Ok. Con molta calma. Con molta... andiamo indietro.
Non ne ho più. Non ne ho più, non ne ho più, non ne ho più, non ne ho più. Ah! No! Accidenti, non me ne raccomando, non ho pensato le conseguenze. No! Gli mancava tanto così! Ah! Gli mancava veramente tanto così. Un, due, tre. Ok. Mamma mia. Un attimo però, eh. Allora, facciamo una cosa. Questa volta no, devo fare per forza delle cose con l'identificazione, perché sennò non riesco proprio. Troppi colpi. Ok. Sì. E adesso via. No, Madonna quanto. Dov'è qua? No. No, no, non muoio qua, non muoio qua, non muoio qua, non muoio. Le ultimissime parole famose. Chiaramente. Mi devo aver sentito, perché questa è uccisione da strunz. Che io chiedo, imploro, no, non muoio qua, non muoio qua, non muoio qua, e poi cosa fai? Mi uccidi là. Dove non voglio essere ucciso. Ma sei veramente un rompiballe. 3. No. Vabbè, poco, poco, poco. No, perché pensavo che fosse stato lui, anche se l'avevo ucciso in qualche modo. No, 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 perché ho targettato? Perché il targeting? Almeno le rune, le mie belle rune, almeno se muoio. Non ho niente di vita. Ah. In effetti non avevo niente di vita. Avevo un 30 di vita su... Quant'è? 544, quant'è? Scusate, controllo. 547 forse, credo. Fammi controllare, va? No, 519. Che vuoi evitare? Tu non eviti la mia collera. Ok. Ah, perché non vado 4-4, è giusto. Non clicco sull'analogico. Meno male che l'ho preso con la coda della spada, meno male. No! Dammi qua. Non parlo. Sto zitto, non parlo. Mm.
Questo almeno è andato. Ce ne siamo liberati. Ampolla. Poi vediamo chi arriva. Chi arriva di voi? Almeno uno. Ecco. Vieni tu o faccio io? Ripeto, vieni tu o faccio io? Mi sa che devo fare io. Ma... se ne sta andando... Oh, subito, subito, se n'è andato proprio. No. Vabbè. Sì. Sì. Oh. Oh. No, 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 no. No, un attimo. Un attimo. Aspetta, aspetta. Yeah. No. No, aspetta, 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 aspetta. Meno male, meno male. Ma riusciamo ad attaccarlo perché... non ho... però ho l'arco. Posso fare con l'arco a questo punto. Ma aspetta un secondo, da dove viene? C'è un'altra strada. Ma posso salire da qualche parte di qua? No! Aspetta. Perché un secondo, perché io là dentro non ci vado. Se non ho prima una... qua dentro, se non ho prima una grazia, non ci vado. Piace. No! No, 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 no. Un attimo. Fermi tutti. Ma più che altro io voglio prendere quello che c'è qua. Aspetta. È a distanza per forza, quindi... va bene. Va bene, va bene, va bene. A mali estremi, estremi rimedi. Quante frecce ho, tra l'altro? Ok. Purtroppo fa troll. Devo fare un cambio. Devo fare un cambio anche di equipaggiamento, perché sennò qua il fa troll mi frega. Ok. Ma guarda che bello che sono! Il ciondolo manetta mi dona. Quindi... no... buono il danno che fa quella freccia. Buono, molto buono. Vediamo l'altra. Ok, uguale, è uguale essenzialmente. No! Perché non l'ha preso? Poi... ok, un secondo, perché sennò qua muoio. No! Meno male. Vediamo. Spero che sia una cosa molto bella. Saetta runica. Vabbè, sì. Però adesso c'è un problema. Non vedo rune, non vedo grazie qua. E vorrei almeno vedere un secondo di che si tratta dall'altra parte. Che l'è la roba di là. Quanto è tosta. Però in effetti a questo punto, sapendo che c'è in ogni caso,
Ma non abbiamo un'evocazione qua? No, non c'è neanche la sorta di Marika. Almeno andiamo a vedere un secondo. Andiamo, come direbbe Sabaku, ad esplorare, assumere. Madonna santa. Un po' che c'è con un'ampola di lacrime cremisi. Neanche tanta vita. Niente pia. Nessuna ampola di lacrime cerule. Un'ampola di balsamo portentoso. E tante speranze. Che non saranno mai esaudite. Prego. Oh no, sono due. Neanche ho capito come fare. Neanche ho visto il danno qua. Neanche sono riuscito a vedere il danno. Ok. Si corre, si corre, si corre, si corre per vedere almeno quanto danno facciamo e basta. Si corre. Non ce ne frega niente degli altri. Purtroppo per le rune è un po' un casino. Almeno loro però li facciamo. Perché non vorrei avere anche i lati tra le balle. E per l'appunto ho detto che non volevo i ratti tra le palle. Ma perché parlo? Mi maledico da solo. Altro che marcescenza, altro che veleno. Mi maledico io parlando. Facciamo comunque un tentativo contro i guardiani là. E poi per oggi basta. E poi li riproviamo a fare venerdì. Se tutto va bene, venerdì c'è un'altra live. Quindi li riproviamo a fare venerdì. Perché adesso fate i calmi abbastanza e prima invece no? Assatanati di sangue. Stavolta corro, me ne frego. Tanto comunque c'è la nebbia, tanto c'è la foschia, mi protegge lei. Tanto è un pericolo con questi qua e quello con i guardiani, quindi... Non devo morire. Allora, io questo live devo fare perché ho... Perché appena parlo? No, veramente, dico, prima dicevo già che non potevo morire e muoio. Adesso dico, no, non posso morire con i ratti e muoio. E proprio adesso, poco dopo, dico, no, non posso morire qua e ci rimango. Quindi, parliamo di altre cose. Tanto gentile, onesta pare, la donna mia quando è l'altrui saluta... Anzi, facciamo così. Il 5 maggio, che non è neanche troppo lontano. Ehi, fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memoria, orba di tanto spiro, così percossa tonita, la terra al nunzio sta... muta, pensando all'ultimo ora del monfatà! No, niente, il 5 maggio non funziona. Anzi, li fa incazzare ancora di più. Bene, bene. Vedo che non mi piace il Manzoni, d'accordo. Quindi non volete che parli, non volete neanche che reciti i complimenti classici. Vediamo, canzoni. Io penso, senza neanche cantarle perché, perché per il DMCA. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Io penso positivo, Dio mio, con un attacco a niente. Andare. Che effetto mi avete fatto qua? Perché marcescenza, ok, ma qual è l'altro effetto che vedo? Quello verde. C'è un... che ne so, una guida qua? No, eh. Quindi io penso positivo, non mi va tanto genio. O meglio, non va tanto genio a loro. Vediamo con questi qua che provare. No, quella no. No, quella... la maestra, no, direi di nuovo. Vediamo. Quel gufo con gli occhiali. Me lo prendi, papà? Me lo prendi, balà? Madonna. Madonna. Maledetto, madonna. Ok, di corsa anche di qua. Di corsa, di corsa, di corsa, di corsa, di corsa. Spiace, spiace, spiace.
spiace, ho detto spiace. Madonna. Non gli faccio niente. Non gli faccio niente. Forse col fuoco potrei fare. Ma è un po' un problema. Allora, troppo poco. Ci deve essere un trucco. Troppo, troppo, troppo. Troppo, troppo, troppo poco. Troppo, troppo, troppo poco. Troppo poco, troppo poco. Cioè, va bene. Forse è l'altro che subisce danno. Vabbè, in ogni caso. In ogni caso. Venerdì, se ce l'avevo venerdì, altrimenti sabato comunque, vediamo almeno, devo ricordarmi di vedere l'altro, perché ho visto la lancia, vediamo l'altro, se subisce un po' più di danno, perché è troppo poco, 12 non è niente, è vero che non è l'arma elettrificata però, ma... No, l'ho fatta elettrificata se non sbaglio, sì, l'ho fatta, quindi 12 con arma elettrificata, non è assolutamente niente, è troppo poco, ci deve essere un trucco, ci deve essere qualcosa... o è un trucco oppure il fatto che in effetti forse devo essere più potente per fare qua e forse questa non è la zona dove devo stare in questo momento. Oppure anche altri incantesimi, magari posso provare con il fuoco. Però comunque la prossima volta, mi devo ricordare, me lo devo puntare per la prossima volta, di provare con il fuoco. Quindi per stasera si termina qua. Abbiamo fatto un po' di cose, siamo andati abbastanza avanti anche, un po' con la storia, perché mi sto dirigendo nella direzione indicata dalle grazie, però ho un po' deviato, ma non brutte deviazioni in fondo, oddio, a parte un pochino questo, però per l'accademia. Abbiamo anche conosciuto degli acrobati, dei bravi acrobati con gli albinauri, come si chiamano loro, e quindi comunque... Per questa sera basta così, vi ringrazio per la presenza, vi ringrazio per aver seguito e ci vediamo, se tutto va bene, venerdì. Fino ad allora, se riprendo BS, fino ad allora, ciao!